Abbiamo accolto come associazione Il Nostro Pianeta la richiesta da parte del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa di essere referenti per l'Italia della settimana dell'educazione globale, dell'educazione interculturale. E abbiamo potuto giocarla in questa nostra città proprio per i rapporti forti che il progetto Orientamento e Successo Formativo ci ha concesso di avere con tutte le scuole superiori torinesi. Noi abbiamo in carico quest'anno questo progetto che deve aiutare i ragazzi che arrivano da altri paesi, da altri sistemi scolastici, a inserirsi con successo nella scuola superiore della nostra città. È un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, gestito insieme con il Comune di Torino e con l'Ufficio Scolastico Regionale. Abbiamo accolto questo invito del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa a tradurre in quelle che sono le esigenze di questa nostra città il tema scelto per quest'anno. E il tema era Food for All, cibo per tutti. E allora, guardandoci un po' intorno, stando tutti i giorni a contatto con i ragazzi, con i giovani, sentendo le esigenze espresse dagli insegnanti e dagli educatori, ci siamo detti il cibo di cui noi abbiamo bisogno è l'informazione corretta e completa, è il poterci documentare, il poter conoscere, il poter uscire da quelle visioni standard che i media ci comunicano sulle questioni sociali rilevanti. E allora non c'è perso vero di accogliere questa possibilità come modo di organizzare nell'arco di questa settimana incontri in tantissime scuole superiori dove abbiamo realizzato dei talk school coinvolgendo i giovani e coinvolgendo dei testimoni privilegiati di storie di migrazione, di richiesta di asilo, di protezione umanitaria, di rifugiati che sono venuti con noi ad incontrare centinaia e centinaia di giovani delle scuole superiori di questa città. Un paese che non ricorda il suo passato, temo che abbia un futuro abbastanza incerto davanti. Si sta cercando un po' di dimenticare, di fare finta che questa in realtà non c'è, ma attraverso questo strumento ci fa vedere che è quello la vera realtà, la vera Italia è quello. Non è questo discorso, non so, di tipo noi andavamo, non so, fuori per andare a lavorare, ma quello lì vengono per ammazzarsi, ma questa è la vera realtà. Molto spesso sui giornali invece si legge gli stranieri, gli immigrati, ecco, non sono in quel caso dei migranti economici, non vengono qui per cercare un lavoro, vengono qui per salvarsi la vita, e per salvarsi la vita in quel caso non perché muoiono di fame, come se questo fosse l'influente, ma perché gli stanno bombardando il villaggio. Non sono un razzista, ma gli hamburger, il pollo fritto e la Coca-Cola fanno parte del mio patrimonio culturale. I Vukumpra no. Non sono razzista, ma non siamo pronti a ricevere tutti sti immigrati. Non sono un razzista, ma ci mancano le strutture. Ci mancano i posti di accoglienza. Ci mancano gli spazi. Non sono un razzista, ma ci mancavano i negri. Questa cosa di lavorare nelle scuole e narrare un pezzo della mia cultura, per me nello stesso tempo voleva dire arricchirmi di un'altra cultura, imparare, saper anche conoscere quello che è cultura dell'altro. Perciò è una cosa che comunque deve avvenire a vicenda, deve essere un'apertura da tutte e due parti per poi avere questa cosa che si chiama un'ibridazione, un qualcosa bello, ricco, che apre gli orizzonti del pensiero. E sono venuto in Italia lo scorso anno, ottobre 2008, quasi tre mesi di viaggio, ho passato Iran, Turchia, Pakistan prima, e Turchia, e poi sono venuto in Italia. E mezzo di trasporto ho usato macchine, camion, anche nave, e poi a piedi anche. E sono qua in Italia. E là, j'ai demandé les explications à mon père,
E mon père m'a dit que c'était une balle. C'était l'arme qui était sonnée. Avevo sentito questo sparo, era un rumore diverso dai soliti, anche diverso dai rumori durante le feste, i fuochi d'artificio, eccetera. Allora ero molto giovane, ho chiesto a mio padre mi ha detto, è uno sparo, è il frutto di un'arma. E la tesi l'ho fatto sul Congo, il mio paese, perché c'è, non so, c'è tanta gente in Italia che non sa che cos'è il Congo. Dalla tesina, spiegando ai professori esterni che interni che cos'è il Congo, sanno almeno da dove vengo, che cosa succede. Poi alla fine è stato un bel successo, ho fatto la maturità e adesso faccio il mio primo anno all'università, alla facoltà di chimica.